La prevenzione rappresenta una delle armi più efficaci per combattere le malattie oncologiche ed è per questo che il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha promosso a Chieti, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi d'Annunzio, il convegno dal titolo «Gli screening oncologici organizzati ci salvano la vita». Una mattinata di riflessione sull'importanza della medicina preventiva in campo oncologico e di condivisione dei percorsi organizzati di screening, in linea con quanto indicato nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025. Che si prefigge l'obiettivo di migliorare l'estensione dei programmi alla popolazione interessata, aumentandone i livelli di copertura e di adesione, al fine di indirizzare la prevenzione individuale e spontanea verso percorsi organizzati e garantire equità di accesso alle prestazioni. Lo screening è fondamentale perché riduce la patologia complessa e quindi evita la possibilità di prendere patologie importanti come purtroppo accade spesso il tumore, che è una delle prime cause di morte a livello nazionale. Fare uno screening non solo ti dà la possibilità di avere una diagnosi precoce e quindi intervenire tempestivamente, ma voglio aggiungere anche che porta a una riduzione di quello che è un costo sanitario e anche un costo socio-economico. La nostra regione, che si colloca tra le regioni del sud e diciamo a livello della media come risposta per quanto riguarda lo screening del colon retto, purtroppo siamo ancora al di sotto, quindi è importante questa campagna di sensibilizzazione e questa campagna che porta una conoscenza su tutto il territorio. Gli screening oncologici sono esami sicuri, affidabili e attendibili, in grado di individuare precocemente l'insorgere della patologia, permettendo così di intervenire tempestivamente per ridurre il rischio di mortalità, e il sostegno dell'ateneo può essere un fattore determinante. È un ruolo fondamentale perché lo screening moderno adesso si basa su tecnologie molto avanzate che devono essere portate avanti in centri attrezzati. L'università ha la capacità di portare avanti screening di massa e di gestire anche tutto il follow-up dei pazienti che vengono identificati. Quindi diciamo che si passa a un secondo livello di screening, da quello che viene portato avanti da anni in maniera comunque molto virtuosa a livello delle strutture periferiche, si passerà anche all'intervento di tecniche più sofisticate, di pertinenza più universitaria, per degli screening più personalizzati nell'ambito dell'applicazione della medicina di precisione.